questo movimento Occupy che è nato negli Stati Uniti a Wall Street, Occupy Wall Street, e poi si è sparso a macchia d'olio un po' in tutto il mondo, e anche in Europa, anche davanti alla Banca d'Inghilterra, davanti alla Banca Centrale Europea, e con diciamo minor successo magari in Italia, dove subito c'è stato un po' di frammentazione, nel senso che c'è un movimento Occupy, c'è un movimento di indignati, ci sono altri movimenti come lo SAI, che sono 80.000 ragazzi su Facebook. Insomma, in Italia poi naturalmente ci sono quelli dei centri sociali, quindi in Italia non si è riusciti a occupare molto, nel senso che a Milano è durato pochi giorni l'iniziativa e non è stata un'iniziativa permanente come in altri posti. Un po' anche perché forse questo movimento è nato oltreoceano, dato che noi abbiamo una certa diffidenza nei confronti degli Stati Uniti per motivi storici, nel senso che, se voi ricordate, nella conferenza precedente avevo spiegato la truffa delle amlire, di come queste amlire fossero state utilizzate per colonizzarci economicamente e per far nascere veramente il debito pubblico. Il debito pubblico nasce nel dopoguerra proprio con quella truffa delle amlire americane. Quindi ecco, vediamo che nasce questo grande movimento di protesta proprio a Wall Street, con questi giovani organizzati, e pensiamo istintivamente che se è una cosa che viene dagli Stati Uniti non può essere buona. In realtà invece è molto interessante, anche se naturalmente tutta la documentazione su questi episodi è principalmente in inglese, c'è poco materiale in italiano, per cui effettivamente anche seguire le dinamiche interne di quel movimento non è agevole per tutti. Tuttavia è molto importante capire la differenza che c'è tra questo movimento di occupazione che sta diventando globale, perché si sta spargendo anche in Giappone, c'è Occupy Tokyo, anche in Israele c'è stato Occupy Tel Aviv, eccetera, capire che è una cosa ben differente dal 68, perché è un movimento trasversale dove stanno aderendo tutti i tipi di cittadini, compresi anche i Marines, nonché i veterani militari, nonché anche parte della polizia. Stanno convergendo moltissime fasce sociali su questo movimento di Occupy. E poi cosa chiede questo movimento? Principalmente chiede proprio la riforma di questo sistema finanziario, per questo nasce Wall Street, e chiede praticamente delle regole nuove, regole diverse, per far sì, per impedire quel meccanismo tipico con cui la ricchezza viene sottratta al 99% della popolazione, viene concentrata nell'1% della popolazione che sta sopra al vertice della piramide economica. E naturalmente questo poi si collega ovviamente al signoraggio, perché anche negli Stati Uniti ci sono molti movimenti che hanno capito che il denaro viene creato dal nulla tramite queste false strutture contabili, e quindi quello che diventa interessante è capire che cosa può succedere nel prossimo futuro immediato. È chiaro che è un po' difficile fare piazza pulita di un sistema che è plurisecolare, cioè che data il suo inizio dalla fondazione della Banca d'Inghilterra, quindi 1694, è un po' difficile ipotizzare che all'improvviso cambi tutto, però si può, e anche altre misure che sono state proposte, come mi dispiace dire anche quella che ha proposto Galloni della legge Glass-Steagall all'italiana, cioè la separazione delle attività commerciali delle banche, sono dei palliativi, come anche la Tobin Tax, sono assolutamente dei palliativi che non inferiscono sulla parte fondamentale del problema. Il problema, io lo dico volgarmente, è come se noi stessimo giocando una partita poker truccata in cui il baro è il sistema bancario. Allora i casi sono due: o si prende questo baro e si arresta, oppure, come più umanamente succede, si divide la risolutiva. E qui è infatti la mia proposta, è proprio quella di dividere la risolutiva. Perché, non perché penso che sia una cosa eticamente interessante, ma perché conoscendo come sono fatti gli uomini è la cosa più probabile. Che cosa voglio dire? Voglio dire, naturalmente, ridicendo tutto questo concetto in maniera più gradevole, che sarebbe possibile stabilire un reddito minimo garantito per ogni abitante del pianeta, di per esempio, la butto lì, 1.200 euro al mese, e questo reddito minimo garantito, che potrebbe essere dato a tutti, dai neonati fino agli anziani,
abitanti del pianeta, rappresenterebbero un modo con cui la banca centrale restituisce una parte appunto del maltolto, che è quel famoso signoraggio o rendita monetaria che ottiene il sistema bancario dalla creazione ex nihilo, cioè dal nulla della moneta. Questa proposta è provocatoria, perché è chiaro che qui saremo la maggior parte penso disposti a uscire e andare a impiccare il primo banchiere che troviamo per strada, però nell'ottica di trovare, come si dice, una soluzione ragionevole, fattibile, sostenibile, penso che sia più interessante puntare sull'ottenere questo reddito minimo di cittadinanza. Hai detto giustamente una buttata. Sì, ma non è però qui non stiamo ragionando utopia, insomma. No, no, no. Tutto rispetto per l'utopia, per la filosofia, certo. Insomma, siamo molto fuori dalla realtà. No, infatti la proposta che sto facendo io è molto più ragionevole di tutto quello che è stato detto finora. In che modo potrebbe spiego, lo sto spiegando, se mi lascia parlare. Prima di tutto vorrei che voi faceste caso a come alla storia dell'umanità. La storia dell'umanità non funziona più da quando noi troviamo un'idea razionale, ragionevole e le persone lo fanno. Normalmente si fanno le cose assurde, cioè tutta la storia dell'umanità è completamente assurda, per cui un'idea più è folle più ha veramente la possibilità di realizzarsi, perché veramente basta rileggere il tipo di sistema in cui stiamo vivendo, ci accorgiamo che veramente c'è pochissimo di razionale. Pensate semplicemente, riprendendo una frase di Auriti, al fatto che siamo in un tipo di società dove abbiamo gli scaffali pieni di merce e la gente che muore di fame per strada. Cioè questo è assurdo, cioè sembra un semplice problema di distribuzione. Io faccio sempre l'esempio del marziano che sbarca sulla Terra, come mai non ci sono gli alieni? Perché sono andati via, cioè erano venuti, hanno visto che c'era questo problema, hanno detto qui non c'è una razza intelligente e hanno cercato un'altra carriera, secondo me. Quindi questo è il motivo, per questo lo dico per tutti quelli che sperano che arrivano gli alieni a salvarci nel 2012. Erano già venuti, non ce n'è di persone così sceme in questo. Ora, io dico, questa soluzione che vi stavo dicendo, cioè questa è la soluzione del reddito minimo di cittadinanza, ha un suo senso, perché permetterebbe di attuare i famosi diritti della Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Cioè sarebbe non è sufficiente come cifra, cioè guardate bene, qui dovete sapere una cosa, si parla tanto di signoraggio, ma io sono l'uomo che ha fatto i conti, cioè nel senso in Italia Auriti mi considerava il suo migliore allievo alla fine, perché ho proprio quantificato questo signoraggio. E questa cifra è enorme, si tratta oggi di circa 1.800.000 euro a testa. Quindi è chiaro che è impossibile che il sistema bancario restituisca questa somma. Perché? Perché la potrebbe restituire subito, chiaramente creando denaro dal nulla e assegnandolo a ognuno di noi. Però in questo modo si creerebbe nuovamente un altro debito per la nuova cifra di denaro che ha creato. Quindi in realtà l'unico modo con cui il sistema bancario ragionevolmente dovrebbe restituire questa cifra è attraverso i suoi assetti e le sue proprietà. Naturalmente il sistema bancario non ha proprietà sufficienti per coprire queste cifre, quindi rimane la soluzione a rate, che è poi quella che si fa con i poveri, no? Si vende una cosa a un povero a rate, si fa pagare piccole rate per sempre. E nel caso delle banche dobbiamo proprio ragionare in questi termini, perché in questo momento le banche sono poverissime, perché sono in bancarotta tecnica proprio per il loro modo di moltiplicare con dei falsi dati contabili la quantità di denaro esistente. Allora, questa soluzione in cui da una parte non impicchiamo i banchieri, da quell'altra manteniamo in piedi un sistema bancario, ma da quell'altra legalizziamo la truffa del signoraggio, ed ecco qui siamo subito al condono, che è già una cosa che diventa immediatamente fattibile, perché questo è un paese fatto di condoni, in che senso? Nel senso che i cittadini, in cambio di questo reddito minimo garantito, diciamo, affiderebbero al sistema bancario la gestione di questa rendita monetaria. E questo è un compromesso, una soluzione di compromesso che è un po' la lancio come provocazione, ma penso che chi avrà il tempo e occasione di ragionarci sopra potrà trovare che forse non è così male, e non è neanche così male per il sistema bancario e per l'economia, perché se noi distribuiamo il potere d'acquisto, qualcuno lo sa che c'è un detto che dice che i soldi sono come lo sterco, è bene che siano distribuiti per poter, no? Per poter fertilizzare la terra, no? Cioè per fertilizzare l'economia. Anche per diminuire il consumo. Anche perché, esattamente. E quindi avremmo a questo punto un potere d'acquisto mensile minimo garantito che permetterebbe tranquillamente di sostituire tutte le varie pensioni minime, tutto
piuttosto che fare gli archivi sociali, un po' quello che in realtà, guardate che in fondo, se voi ci pensate, riflettendo su vecchie forme di corruzione, no? Io penso, non so, alle pensioni finte di invalidità, eccetera, era semplicemente un sistema per fare welfare, uscendo fuori dai canoni di questi banchieri che, no, che ci impongono oggi il modello della crescita, cioè i parametri di Maastricht, tutte queste scemenze. Invece, io ho detto 1.200 euro minimi garantiti, perché voi pensate, una coppia con un figlio già avrebbero 3.600 euro, potrebbero veramente sopravvivere senza altri aiuti da parte dello Stato. E anzi, magari uno potrebbe anche avere voglia di fare 2000. Qualcun altro di figlio, perché quando sono piccoli magari possano meno di quella cifra. Potremmo quindi reinvestire il problema demografico che abbiamo in questo paese, cioè non si fanno più figli. Cioè, ci sono in questa proposta provocatoria una serie di spunti che si possono trarre, per cui naturalmente poi questo in fondo rappresenta di nuovo anche una specie di democrazia diretta, perché oggi la vera democrazia diretta funziona quando si va a comprare qualcosa, perché tu nel momento in cui compri il prodotto piuttosto che un altro stai votando una multinazionale piuttosto che un'altra, no? Rimonetizziamo l'economia dando i soldi, appunto, come diceva lì Galloni aveva ragione, inutile darli ai ricchi perché ne hanno già abbastanza, più di una bistecca al giorno forse non mangiano, mentre quelli che prima mangiavano, dico bistecca per dire, però i consumi ripartirebbero dal basso. Perché questo sarebbe il modo sano, cioè si metterebbe moneta senza debito dal basso in maniera distribuita. Quindi è chiaro che la provocazione era quella di dire che vabbè, allora a questo punto Bankenstein vince, no? A livello globale, perché a questo punto la facciamo subito la globalizzazione. Apriamo questo modello a tutto il pianeta, vorrei vedere chi dice no, no? Nel senso. Però questo fa riflettere ancora su un'altra cosa. Il fatto di, secondo me, e finisco, concludo con questo, è assurdo demonizzare le parole, nel senso, che cosa andiamo a globalizzare? Se globalizziamo il benessere, non vedo che male c'è. Se globalizziamo delle idee buone, per esempio questa potrebbe essere un'idea buona, questa del reddito minimo garantito, perché non dovremmo farlo? Invece di andare a combattere, come abbiamo fatto in Libia, dove in Libia c'era il reddito minimo garantito, c'erano già queste riforme, invece di andare a combattere questi pochi stati che si comportano con un modello diverso dal nostro che ci ha portato dove siamo ora, perché non li studiamo invece di combatterli? Questa, e quindi chiudo tutto questo mio intervento provocatorio sperando di lasciare delle curiosità. Una domanda, no? Sì. Come ricolleghi, no, il concetto di sovranità, che è l'argomento del giorno, con il reddito di cittadinanza? Certo. Io ho già detto che questa soluzione che propongo è un compromesso e sicuramente non è bellissima come potrebbe essere quella di fare subito una rivolta civile, prendere il Parlamento. Però io ho 50 anni, devo dire una cosa, in 50 anni ho imparato che fra gli ideali e la realtà, insomma, non è la stessa cosa. E siccome vorrei fare qualcosa di concreto, devo puntare a degli obiettivi raggiungibili. Quindi è in qualche modo una distribuzione della sovranità a tutti gli altri? E allora, come dicevo, il debito sarebbe molto maggiore da parte del sistema bancario, ma in questo caso, quindi restituendo una cifra minore, questo servirebbe proprio anche per, invece di farci bombardare con l'uranio impoverito dai banchieri, magari ci sediamo a un tavolo e si tratta, non saranno 1.200, saranno 1.300, saranno 1.600. È una distribuzione di sovranità. È un compenso per la sovranità lasciata in mano ai banchieri, cioè è un compenso, diventa un contratto legale, non è più un abuso che viene fatto dai banchieri basandosi sull'ingenuità e ignoranza del pubblico, ma diventa una specie di accordo in cui ok, tu mi dai questo, io ti do questo. Potrebbe rientrare in questo la fiscalità monetaria anche, come ridistribuzione? Non so che cosa intendi con questa frase. Fiscalizzare il denaro, non i redditi, ma fiscalizzare la massa monetaria. Non c'è bisogno di questo, io non credo che ci sia bisogno di fiscalità nel momento in cui, assieme a questa misura, si trova una soluzione per quanto riguarda lo Stato. Cioè io in questo momento ho parlato solo del problema cittadini contro banche, no? Lasciando da parte lo Stato, perché se continuiamo così comunque lo Stato non c'è già più. Cioè io, secondo me lo Stato si è già suicidato nel 90, cioè col Maastricht lo Stato si è abdicato, non esiste più, c'è solo una rappresentazione di Stato e serve per farci stare tranquilli, però in realtà non esiste più, secondo me, con Maastricht, è stato un golpe, è un golpe morbido che poi ha continuato fino a oggi e continua sempre di più, no? Ora ce l'hanno detto che è un golpe, l'hanno messo Rimonti, che lavorava a Moody, anzi è un membro di Moody,
Moody, Moody. No, ma è importante Moody, perché il 5 ottobre Moody declassifica il valore dei titoli italiani e dopodiché mettono Monti perché c'è stata la crisi, che apro, cioè è un pompiere piromane, quindi è proprio, cioè, questo golpe è, non si può negarlo, perché ci sono degli elementi da codice penale, voglio dire, se ci fosse qualcuno che avesse voglia di fare alla giustizia. Quindi dico, ho in questo momento trascurato la forma dello Stato che magari è tradotto da Lomi a eventualmente proporre una soluzione analoga nei confronti dello Stato, ma io ho semplicemente pensato che trasformiamo questo delitto in un accordo preciso, cioè del tipo da domani faremo così, si farà un condono per quello che hanno fatto finora, però ci sarebbe una grossa novità, tutti noi avremo 1200 euro a mese. Diciamo di proposte più o meno realistiche, voglio dire, visto che la Francia, per esempio, che ha il più basso tasso demografico in Europa, con gli assegni familiari presenti, ha risolto il problema. Adesso c'è un più alto tasso demografico in Europa. Sarebbe bastato in Italia dare 300 euro per ogni figlio, e già la situazione sarebbe molto notevolmente migliorata, perché c'era meno gente, meno giovani dediti alla droga, certo, più tranquillità sociale, eccetera, eccetera. È una cosa banale, però per dire, le cose intelligenti non vengono fatte. Scusate, dato che sono un esempio, in Germania se uno non ha mai lavorato e quindi è disoccupato e non ha soldi, gli danno 360 euro la casa, la luce e il gas, cioè gli danno la casa, la luce e il gas, la televisione e 660 euro invece per andare avanti. È più o meno una cifra equivalente a quella che dicevo io. Loro però lo fanno. C'è un'altra cosa, anche in Francia hanno un sistema finanziario, sì. Cioè noi siamo un paese qua che non abbiamo mai avuto questa cosa, noi abbiamo solo la pensione minima di 250 euro a 65 anni, che è una presa di giro completa, perché non è sufficiente nemmeno per pagare una vita. Allora dico, unifichiamo a livello europeo questa rete, facciamo un accordo con la Banca Centrale Europea. Se noi riuscissimo a raggiungere anche solo questo risultato con le lotte che abbiamo fatto prima, saremo veramente molto ma molto avanti. Abbiamo cose migliori. Ma in cambio di cosa? Cioè voglio dire, chi lavora poi? Nel senso che se tu mi dai a me 800 euro... Guarda, me l'ha detto la Santa anche questa cosa. Io ho detto, se già lei vive con i redditi di suo marito, eccetera, eccetera, e perché lavora ancora? Il genio, l'estero, l'arte, sai, lavora. Mi piace che è un interessante dibattito, però...